ecco, il bilancio di questa nottata di San Silvestro? Ma Milano buono, purtroppo come si vede il livello di attenzione dovrà rimanere alto. Quando avevo anche chiesto militare in più qualcuno aveva anche storto il naso, ma insomma è senza angoscia, ma è giusto sapere che le città vanno vigilate ancora di più. Detto ciò, certamente a Milano la situazione è stata tranquilla, una buona notte di Capodanno, una bella festa in piazza, quindi bilancio positivo, ma ripeto, grande attenzione. Si immagina che questo modello di ieri sera possa essere replicato? Ma se i tempi rimangono così, indubbiamente, da quello che capisco, i livelli di allerta non sono altissimi, ma sono alti, per cui certamente sì, al momento bisogna tenere la guardia molto alta. Il Ministero dell'Interno e Polizia hanno fatto uscire una direttiva a aumentare l'espulsione di immigrati irregolari, l'utilizzo dei CIE. Cosa ne pensa? Sull'utilizzo del CIE non ho un'idea precisa, però il ministro Minniti aveva anticipato la cosa, quindi credo che il andare verso espulsioni quando sono acclarate le situazioni per cui si tratta di clandestinità sia giusto, concordo con Minniti. Sul CIE vediamo, è difficile anche esprimere un giudizio. Ma Milano potrebbe ospitarlo come già accaduto in passato? Vediamo con Minniti, abbiamo detto che appunto è necessario partire a livello nazionale, poi dopo tornerà, credo, qua e ne riparleremo. Queste barriere che sono, diciamo, posizionate fino all'Epifania, per la durata dei mercatini, è pensabile che possano essere prorogate? No, penso di no. Al momento non abbiamo indicazioni di poterlo fare, quindi le lasceremo in New Jersey fino all'Epifania e poi le toglieremo. Grazie. Priorità dell'agenda per questi primi mesi del 2017, sindaco? Ma quello che stiamo facendo più velocemente possibile, certamente sulle periferie rimane un po' il momento in cui dovremmo far partire le gare, ecco, quello ci tengo molto. Ho l'impressione che se vogliamo portarci a casa un'agenzia europea i tempi saranno velocizzati, o dalle informazioni che ho da Londra decideranno in fretta, anche per questo ho chiesto al ministro De Vincenti di venire, che verrà già nella settimana tra il 9 e il 13. Il Presidente del Consiglio, l'ho sentito, verrà comunque credo in gennaio, per cui ho bisogno che vengano in fretta e rimettiamo a punto tutti gli elementi fondamentali del patto per Milano. Grazie a voi. Grazie.